Allora, prima squadra del gruppo A, e cioè il Lugano, che sfida la seconda del gruppo B, e quindi il Genk. Questa è la sfida delle due. In campo Lugano e Genk. Si comincia con il primo pallone per il Genk. È Lugano che adesso gioca palla. Tentativo da parte del Genk. Filippini dietro per Capra. Buona la palla per il tentativo da parte di Bulgheroni. Dribbling ora Bulgheroni. Prova con il destro la parata da parte di Bösmans. Va Genk in contropiede, fermato da Filippini. Poi va a rischio, non può arrivare sul pallone. Ancora Genk che ci prova la chiusura in calcio d'angolo da parte di Molnar. Ancora la parata da parte di Marco Capra. Prova ancora il Genk a farsi vedere. Fuori gioco. E allora sarà punizione in favore del Lugano. Con Filippini. Buono lo scarico di Bulgheroni, poi Capra. Chiamato in causa anche il portiere, pallone largo a destra, non controllato però dal numero 7 Rizzuti. Vuole la scivolata di Molnar per fermare il Genk. Poi il tentativo sotto porta con Capra che ferma il pallone. Ancora Genk. Dentro il tentativo, Capra con la grande parata di piede, poi Colombi prova subito a ripartire, il Lugano ma fermato. E allora ancora Genk col tentativo in area di rigore, ferma Molnar, poi si va da Bulgheroni. Fermato anche lui. Ancora Genk. Con
con il tocco in profondità, la posizione regolare, poi ferma tutto Molnar. Provato con Stevens il Genk. Adesso rimessa laterale per il Lugano. Capra sbaglia il rilancio verso Rizzuti. Rimessa laterale che va battuta nuovamente. Prova ancora il Genk con il gol del vantaggio, arriva al quinto minuto, 1-0 per il Genk. E Lugano che è sotto 1-0. Filippini, Molnar, Rizzuti riesce a tenere in campo un pallone molto difficile e Filippini sbaglia, allora ancora Genk. Il tentativo dalla distanza, la parata di Capra. Tentativo col destro a giro. Ancora Genk. Recupero palla ottimo da parte del Lugano. Contropiede che si ferma perché perde il controllo del pallone Varisco. Allora Bulgheroni, Filippini, ancora Bulgheroni col sinistro, la parata di Bösmans. Calcio d'angolo per il Lugano. Con Bulgheroni, sbagliato il disimpegno dietro, allora riparte velocissimo il Genk con l'autore del gol del vantaggio che cerca il diagonale, poi arriva dopo la parata così così da parte di Capra. Ha segnato il gol del vantaggio Stevens per il Genk. Ora il tocco è per Moxnik, dentro l'area di rigore, cerca di far passare ancora verso Stevens, se la cava questa volta il Lugano che riparte con Marco Capra. Molnar, ancora Capra, accanto il pallone per Pagnamenta. Lugano però che fa fatica a uscire. Adesso Pagnamenta prova il rilancio, ma ancora il Genk che ferma tutto con Moxnik. Dentro Capra in spaccata riesce ad allontanare il pallone. Poi si appoggia bene Verlinden all'indietro per Bösmans. Recupera il pallone Filippini. Meglio di lui però con il numero 16 Denzel Neba. Dentro ancora il tentativo del Genk. È arrivato un fischio da parte dell'arbitro. Lugano che è riuscito a pareggiare 0-0 contro il Barcellona, ora perde 1-0 contro il Genk, il gol al quinto di Achilles Stevens. Pagnamenta, Molnar,
cerca di superare Da Costa che lo ferma. E allora rimessa laterale per il Lugano, sempre con Molnar. Filippini subito attaccato, ancora Molnar dietro per Capra che gioca bene con i piedi, tocca per Pagnamenta, prova a salire lui attaccato dall'autore del gol del vantaggio Stevens, cerca un lungo linea verso Bulgheroni, troppo largo, e allora rimessa laterale in favore del Genk. Con il numero 23 Wout Verlinden dietro per Thomas Beusmans, si va a sinistra, recupero buono del pallone da parte del Lugano, qui Raffa con qualche problema riesce comunque a mantenere il possesso, poi il sinistro dalla distanza tentato dal numero 4 Miletic finisce fuori. Non aggancia Molnar, ma per sua fortuna il pallone termina in rimessa laterale. Decimo minuto di gioco, sempre avanti il Genk 1-0. Pallone molto largo, sbagliato questa volta il rinvio da parte di Capra. E allora Verlinden centralmente per il numero 10 Hoeremans. Ancora Hoeremans va a pressare Filippini, lo costringe al calcio d'angolo. Subito il tentativo da parte del Genk con il destro di Moksnik. Tentativo di controllo di palla da parte di Bulgheroni. Poi Molnar commettendo fallo però. Tentativo ancora da parte del Genk, altra rimessa laterale. Stavolta per il Lugano. Molnar, dietro per Capra. Si apre Pagnamenta e riceve. Sbaglia però l'aggancio, poi Capra salva tutto. Il campo B dice Basilea Sion 3-2 per il Basilea. Filippini, Molnar si complica la vita, alla fine la rimessa è per il Genk. Finisce il primo tempo con Genk in vantaggio 1-0 al quinto minuto, il gol di Achille Stevens. Ricomincia il secondo tempo di Genk Lugano con il Genk avanti 1-0. Gran palla per Miletic in area di rigore, sbaglia tutto il numero 4 Miletic. Attenzione adesso alla ripartenza del Genk con la Barbera, deve uscire Capra, poi il tentativo col sinistro da parte di Sebastian Murru, pallone che finisce fuori di poco. Filippini, ricomincia Lugano, pallone buono sulla sinistra, il tentativo da parte di Raffa, ancora rimessa per il Lugano che prova a spingere
per arrivare al pareggio. Carcano. Dentro per Varisco. Poi l'errore, allora Genk che recupera palla. Abbiamo visto l'azione precedente col tentativo da parte di La Barbera. Pallone per Jasper Kulen, ma c'è da rifare la rimessa laterale. Ora Carcano dietro per Capra. Anzi, è entrato il secondo portiere, attenzione perché il tentativo del Genk con il gol del 2-0. Segna con il numero 21 Mikhail Van de Vencik. Al quindicesimo. Carcano, adesso è più dura per il Lugano recuperare due gol al Genk. Prova a farlo con Raffa. La rimessa per il Lugano. Il rinvio verso Miletic, un buon pallone. La finta di Miletic, poi col sinistro, sbaglia ancora il numero 4. Kulen. Centralmente per La Barbera, ancora Miletic, La Barbera riconquista il pallone. Prova ad andare da solo, poi il tocco è largo. Van de Cic ancora riesce a superare il portiere, ma poi non recupera il pallone. Rimessa laterale in favore del Genk con Jasper Kulen. Tentativo da parte di Denzel Neba. Pallone verso Van de Vencik, che il numero 21 però non può raggiungere. Un errore qui, attenzione Filippini. Filippini col sinistro, la parata di Beusemans. Beusemans, ma ha visto un fallo l'arbitro, sarà calcio di punizione in favore del Lugano. Andrà proprio Filippini col sinistro. La Filippini, pallone fuori, non di molto. Ora ancora il Genk, prova a farsi vedere con la corsa del numero 15 Murru, fermato da Carcano. Attaccato il portiere, segna ancora Van de Vencik, 3-0 al diciottesimo. Qui bravissimo Van de Vencik a sfruttare un'incertezza del portiere del Lugano.
e 3-0 Genk. Filippini dietro ancora per il portiere. Colpo di testa di Filippini, quello di tacco da parte di Murru, poi Carcano. Buono il tocco corto, ancora Carcano, l'anticipo, poi il pallone largo. Interessante per questo tentativo da parte del Lugano, però non controlla bene il pallone. E allora ci prova Maslarov. Ancora Maslarov dietro. La spizzata di testa da parte di Varisco. Con calma Bösmans. Qui c'è un fallo su Filippini. Proverà probabilmente a calciare direttamente in porta. Tre minuti al termine. Siamo al 20esimo, 2-0 Genk. Va Filippini, prova a riaprire la partita. Il palo. Gran punizione di Christian Filippini. La rivediamo molto bene qui. Col palo esterno. Ancora Filippini, dietro per Carcano. Potrebbe calciare ancora Filippini da lì. Va in porta Filippini, colpisce troppo forte. Buono il movimento di Neba. Poi va in profondità a servire sul lato destro del campo. Il pallone dentro! Il gol del 3-0. Anzi del 4-0, chiedo scusa, arriva con il numero 15 Sebastian Murru al 21esimo. Genk 4, Lugano 0. Grande azione sulla destra da parte di Brecht Hörmans. E allora Colombi dietro per il proprio portiere, poi ancora Maslarov. Viene fermato da Van de Vencic. E questo brutto fallo di Maslarov che stende Jonny La Barbera. Eccolo qui il gol invece con l'assist perfetto di Brecht Hörmans per Sebastian Murru. Tra poco Krasnodar Barcellona qui su questo campo. Ancora un pallone dentro per questo tentativo in profondità verso Hörmans, che termina sul fondo. Ancora il tentativo e il gol del 5-0 che arriva al 23esimo, sempre con Murru. Ancora assistito perfettamente, questa volta però dal numero 16 Neba.
anzi era il numero 21 Van de Vencic. Attenzione ancora al tentativo col sinistro questa volta. Si salva il portiere del Lugano. Genk che a questo punto si giocherà la finale contro la vincente tra Barcellona e Krasnodar. Sarà una bella finale perché il Genk gioca veramente bene. Tanto Colombi, gran numero qui da parte di Jonny La Barbera, fa andare Horemans. Ancora Horemans, un dribbling, si allunga il pallone, può allontanare il Lugano. Poi Colombi apre a sinistra dove sale Mandracchia. Bulgheroni fermato molto bene da Moksnik. E finisce qui Genk in finale, vince 5-0 contro il Lugano. E tra poco Krasnodar Barcellona per l'altra finalista, tra poco.